Ragazzi, vi do nuovamente il benvenuto su Gran Turismo Sport. Continuiamo con la nostra modalità carriera. Allora, vi ricordo, campionato, gare di durata. Quarto appuntamento con la Coppa Porsche, siamo a Barcellona. Quindi, buttiamoci in gara. Barcellona come tracciato non è così facile, soprattutto con auto di questa potenza, con la trazione posteriore. Sarà probabilmente un problema. Spero... Sì, ma si cambia perché qua lo sfondiamo, eh. Spero di non avere gli stessi problemi che abbiamo avuto alle mani. Sì, ok, abbiamo vinto, però non è stata proprio una passeggiata. Io comunque mi dovrò concentrare più del solito. Barcellona è un tracciato bellissimo, per carità, ma non è che ci ho corso così tante volte, eh. I primi giri saranno sempre un po' randomici per la questione traiettorie. Ma al solito noi siamo con le dure, poi se ci dovessero essere complicazioni, primo pit ci buttiamo, boh, medie, morbide, insomma, vedremo un po'. Andava tenuta in terza, vabbè. Occhio alla staccata. Occhio. Approfitto dell'errore. Sì, ci stiamo andando ad aceto pure noi. Comunque, per curiosità, visto che nella scorsa gara avevamo avuto qualche problema, ho provato a guardare le impostazioni di questo campionato, della Coppa Porsche. E la scia è impostata su debole, non su realistica. Per quanto riguarda invece l'aderenza su tracciato, su bordo pista, tipo le zone verdi qua, le vie di fuga, è settata su bassa, quindi siamo penalizzati però fino a un certo punto, visto che è possibile, almeno nelle gare personalizzate, di metterla su realistica anche lì. Mazza, abbiamo un bel distacco, è 1 minuto e 7. Cazzo, quello ha appena fatto... appena passato il traguardo. Cazzo. Ci dovremmo impegnare, eh. Forse anche più del solito. E probabilmente le dure non basteranno per colmare tutto questo distacco. Bisogna vedere poi però loro con quanta benzina sono partiti, perché ho notato che non è uguale per tutti. Vedi, arrivo sempre un po' lungo qua. Non è facile Barcellona, ecco, vedi, ancora. O andava fatta tutta in seconda. Io come al solito vi ricordo che sono con il setup di base dell'auto e non ho toccato nulla. Che ci prova, eh. Oh, cazzo. Guarda, guarda l'abusivo.
Ma questo non monta alle tue signorie. Ha accelerato prima della metà della curva, lo faccio io volo. Staccata la panico. Occhio. Cazzo, l'ho colpito. Mica, se ne sta andando questo con la livrea blu. No, questo qui non ha le dure. Primo pit, mi sa che andiamo di media, sennò qua... Ho fatto un botto prima. Proviamo in seconda. Sempre un po' a filo arrivo. Giri di benzina? Che voglia qua. Cazzo, se metto su economica, che ne faccio? 15. Abbiamo un bel po' di autonomia, quindi. Occhio. Gallisciato. Esce meglio. Visto. Si potesse regolare meglio il FOV, magari. Ecco, vede. I mortacci loro. Dicevo, se si potesse regolare meglio il FOV, io allontanerei un bel po' la visuale, così da poter vedere meglio lo specchietto. Cazzo, non si vede. Come faccio a capire se ho uno di lato? Sì, potrei fare così, ma mentre sto curvando non mi sembra proprio. Chissà che idea, eh. Per questo mi sono sempre lamentato del campo visivo su Gran Turismo, perché... Cazzo, gli specchietti li devo vedere. Fossimo con il caschetto della realtà virtuale, ancora giro la testa e ok, come tecnicamente fai nella realtà, no? Però qua non posso. Dovrei avere sempre la possibilità di guardare gli specchietti, anche nelle curve. Proviamo a sfruttare un po' di scia. Comunque siamo scesi sotto il minuto di distacco. Sta cascando anche l'auricolare, come sempre. Occhio alla staccata. Adesso mi prendo l'interno, così quello dietro se ne staccuccia. Occhio. Cazzo! Che l'ho toccata appena. Ha staccato un po' in anticipo lui. Il butto abusivo. Cerchiamo di sfruttare la scia. Come mi butto all'interno. Occhio. Non ci stiamo. No, devo inchiodare. Non ci stavo.
Cazzo, c'è un bel mucchietto qua, eh. Esce meglio. Doppio sorpasso. No, premo pit e mettiamo al quantomeno le medie, perché vedo che... Sì, recuperiamo, ma poco. Non vorrei avere brutte sorprese quando ormai è troppo tardi. Occhio. Non mi danno spazio qua. Chiudono. Chiudono bene sul cordolo. Non ho spazio. Non è onesto così, però, eh. Se ormai sono in traiettoria, lo spazio me lo devi lasciare, cazzo. Tredicesimi. In entrambe le gare che abbiamo fatto, da quando abbiamo ripreso la serie su Gran Turismo, non c'è stato bisogno di cambiare le gomme. Mi sa che qua sarà diverso, eh. Accelerato troppo in anticipo. Oddio, forse con le dure no. Comunque abbiamo già fatto 7 giri. Probabilmente con medie dure, anzi con medie morbide, il cambio qua è obbligatorio, perché comunque le mie un po' già stanno andando, eh. Dai, prendiamo questi, che siamo usciti meglio. Minchia, sono rientrato in traiettoria, ma c'era ancora lui, infatti mi ha leggermente toccato, però mi sa che è colpa mia. Occhio che sta provando l'attacco, dietro.
Cazzo. Cosa ho colpito? Minchia come parte il culo però, eh. Ma raga è una cosa assurda. Qua ne possiamo fare due, eh. No, resiste dall'attacco. Occhio che la Porsche dietro rossa. Oh, che cazzo fa? Ecco. Va lungo. Ah, perché non è facile, eh? Quella curva, se non la prendi bene, te ne vai subito. Tipo qua, vedi? Chi come va abusivo sul cordolo questo, eh? Ma è lo stesso della scorsa gara, vedi la livrea che è uguale. Questo è tipo quello che arriverà secondo, perché prima arriverò io ovviamente. Vabbè, si spera, eh. Sì, è lui comunque, a parte gli scherzi è lui. Non ha una traiettoria proprio pulita lui, lo vedo un po' incazzato. Forse per la sconfitta alle Mann, può essere. Già come prendo male sta curva di merda. La sbaglio completamente la traiettoria, ma non è facile. Va a bomba questo qua davanti. Medio morbide. È già meglio qua, vedi. Il sesto è uscito, montava le dure. Anche l'ottavo. No, ha cambiato posizione, era sempre il sesto. Giro migliore 1,54, il nostro 1,55.
Per il giro migliore ci rifaremo sicuramente con il cambio gomme. Con queste gomme qua dure l'auto non è molto stabile. Vado lungo, niente. Ho ritardato la staccata. Ho sbagliato la staccata, lì mortacci tua. Lasciate spazio stavolta. Ecco, vede. Oh, veramente, se la vai all'interno non gliene frega un cazzo. Come se non ci fosse. Non ti cagano. Brutti tempi che stiamo facendo, veramente brutti. C'è il migliore 1,55 e 3. Il migliore 1,545. Ce la sto mettendo tutta, ma non. Lo immaginavo perché Barcellona con auto. Con auto del genere non è un tracciato semplice. Con le GT3 già me la cavo meglio. Comunque 28 secondi di distacco, dai. Non faccio neanche apposta ad andare di soprasterzo. Abbiamo ancora 2 giri e mezzo di autonomia. Oh, oh! Un po' aggressivi qui a Barcellona, un po' aggressivi. Ecco, cioè, minchia, ragazzi. Avessi inchiodato, dici, vabbè, ti è venuto in culo. Oh, tranquillo, stavo andando, stavo impostando la traiettoria, li mortacci sua. Va, va con lo blu, guardalo, guardalo. Meno male che non ho tagliato all'interno, l'ho visto dallo specchietto retrovisore, mi veniva in culo, se no. Mi veniva, eh sì, è un po' a doppio senso, ma stiamo là più o meno. Meno male ho guardato lo specchietto retrovisore. Occhio. Sì, ma vabbè, ragazzo. Entrambi ai box, però figa. Tenetevi all'interno. Non allargate la traiettoria agli mortacci vostri così a caso. È normale che ti vengo in culo, è normale. Ha messo la freccia poi, capito? Dopo che l'ho inculato ha messo la freccia. Visto che loro sono usciti adesso, io faccio sto giro. Vabbè che sì, un giro e sette. Sì, a questo giro vado ai pit. Ok, sì, anticipiamo di un giro. Potrei farne un altro, ma loro sono usciti al giro precedente. Non vorrei creare troppa disparità. Io tento anche la strategia medie, dai, vediamo. Alcuni montano le medie, vedete, quarta posizione. Sì, dai, vai di medie, va bene. Facciamo il pieno, voglio provare a fare un paio di giri, ma così proprio come test, con la visuale dal cofano. Voglio vedere se riesco a migliorare il tempo, è giusto una curiosità. Registrazione tutto a posto. Ogni tanto uno sguardo bisogna darlo. Ok. Qualche ammaccatura qua e là. Ma come gestisci meglio le traiettorie? Ma va che assurdo, eh. Io questa visuale qui la bandirei da Gran Turismo. Perché online poi ti corrono tutti così, giustamente perché si guida qualitativamente meglio.
Vi avviso che una volta preso il volante non mi vedrete mai guidare con questa visuale, eh? Io già ve lo dico. Piuttosto preferisco essere più lento degli altri, ma guidare in modo più realistico, preferisco quello. Allora, il tempo non gliel'ho battuto, ma veramente di poco, eh? Quanto? Neanche un secondo. Ha fatto 1,54 lui, vediamo. L'ho battuto, sì. E ritorniamo comunque dall'interno, giusto per vedere. È veramente un peccato che il gioco si perda così. Io, come ho detto, questa visuale qui la bandirei da, almeno dalle modalità multiplayer competitive. Tipo la modalità sport di questo Gran Turismo. Non metterei la possibilità di usare questa visuale. Cioè, magari nelle prime fasi, in base al controllo sportività e cose così, la puoi usare. Dopo un certo punto sei obbligato a usare quella interna. Ti danno troppo vantaggio, ragazzi. Cazzo. Ora che ci penso, però, secondo me non è detto che il problema di questa differenza sia la visuale interna. Secondo me è il volante. Cioè, sarebbe bello che mettessero la visuale sempre dall'interno, ma senza il volante. Secondo me ti cambia tantissimo, ti cambia. Tipo su giochi come Assetto Corsa Competizione. Forse anche il primo Assetto Corsa, Forza Motorsport, Forza Horizon. Esiste la visuale, anzi, in realtà proprio su tutti i giochi, forse l'unico che ancora non ci ha pensato è Gran Turismo. C'è la visuale dove non vedi il volante. Secondo me, riusciresti a guidare allo stesso livello di chi guida con la visuale dal cofano. Occhio. Oh, pensavo volesse andare in box. È il volante che ti confonde, secondo me. Poi magari per chi gioca con la postazione e calibra bene le distanze, volante, monitor, altezza, cioè nel senso, con una bella postazione, io potrei mettere il volante ad altezza monitor giusto giusto per non vedere il visuale, sì, non vedere il visuale, non vedere il volante in gioco, capito? Quindi proprio in modo che copro completamente il volante di gioco. Magari quello può aiutarti a guidare con la stessa sensazione che ti dà la visuale dal cofano. Perché comunque il tempo è veramente pazzesco. Cioè, ragazzi, ho fatto 1,53. Adesso non so se con la webcam voi lo vedete. Vabbè, vedete a sinistra è il mio tempo migliore. 1,53,5. Il giro di adesso, che l'ho concluso con la visuale dal cofano, ho fatto 1,57. Cioè, ragazzi, è incredibile, eh. 4 secondi di differenza, è tantissimo. Sì, lo vedete, la visuale, la webcam non copre. È incredibile questa disparità, eh. Veramente pazzesca. Spero che nel prossimo mettano la visuale interna senza il cofano, sì, senza il volante. Allora, salto temporale, praticamente ho fatto un bel po' di giri per conto mio, visto che avevamo raggiunto la prima posizione e non ci sono stati combattimenti. Con le gomme e la corsa medie, che si usurano praticamente quasi subito, stavamo andando tra po' sui cerchioni. Quindi, ultimo stint, io direi di optare per le gomme da corsa, tanto ormai siamo in prima posizione, ve lo giuro. Mancava pochissimo, saremmo andati sui cerchioni, cioè guardate in basso a sinistra. E boh, tutto di derapata praticamente. Quindi ragazzi, allora anche il GP di Barcellona è andato. Prima posizione è stato abbastanza facile. Una volta raggiunta la prima posizione, non c'è stato scampo per questa intelligenza artificiale. Un po' mi dispiace, mi raccomando, su Gran Turismo 7 datevi da fare. Allora ci salviamo il 420.000 crediti, va bene. E boh, tanto le auto che mi interessavano più o meno le abbiamo comprate tutte. Quindi replay salvato. Vediamo un attimo anche il premio giornaliero. Spero in qualche auto storica che ancora non ho. Ah no, aspettate un secondo. Gara 5, quindi prossimo appuntamento Tokyo. E poi Nürburgring 24 ore e 60 minuti. Ok.
Poi ci faremo il campionato gara di resistenza con la Red Bull, infine ci teniamo il gruppo 3 che sarà sicuramente un po' più interessante. Quindi, allora, vediamo, premio giornaliero, dammi una bella macchina storica, se sto cazzo. Niente, signore, ce le ho già tutte. Adesso con la fortuna che ho mi dà quella bella macchina Vision Gran Turismo, guarda. Vabbè, dai, la Lamborghini non ce l'ho, per carità. Non si butta, va bene, va bene. Signore, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.